Sono diverso. Amen. Dì alla persona vicino a te: io sono diverso. I'm different. Io sono diverso perché noi cristiani siamo veramente i diversi. Sapete, immaginate un mercato degli schiavi, no? Una volta, ai tempi della Bibbia, sappiamo, no? C'erano gli schiavi, ma ci sono anche oggi, no? Oggi dicono che ci sono più schiavi oggi che quanti ce n'erano al tempo di Gesù o al tempo dell'Antico Testamento. La schiavitù purtroppo è qualcosa che esiste ancora oggi, ma noi immaginiamoci il mercato degli schiavi: ci sono uomini, donne che sono lì in vendita. E arriva il padrone, cioè il compratore, e compra uno o compra due schiave. Mettiamo conto, ecco, compra due schiave, le compra, le paga, le porta a casa. E chi deciderà che cosa faranno queste schiave? Il padrone. Loro non possono scegliere. Una magari la metterà in cucina, starà lì a cucinare, l'altra la manderà a prostituirsi. No? È il padrone che sceglie e la schiava non può fare altro che obbedire. Il destino di queste persone dipende dal padrone. Allora rendiamoci conto di questo, vediamo se ci arriviamo, perché va fuori dal nostro modo di vedere la vita, il mondo, questo pianeta, no? E tutto. La Bibbia ci dice che ogni essere vivente che nasce su questa terra è uno schiavo, giusto? Tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Tutti, che lo prendi in ebraico, in greco, in tedesco, in inglese, usa la lingua che vuoi, ma tutti significa sempre tutti. Significa che ogni singolo essere umano che nasce su questo pianeta è uno schiavo. Schiavo del peccato e, attraverso il peccato, appunto, schiavo di Satana. Allora, chi è che decide il destino di uno schiavo? Il padrone. Allora, se ogni singolo essere umano che nasce su questa terra è uno schiavo e c'ha un padrone, significa che finirà col vivere la vita che il suo padrone vuole. E questo, sai perché è importante iniziare a capirlo? Perché cambierà qualcosa. Il padrone decide se quello farà la prostituta, se quello farà il cuoco, un altro gli darà da dirigere tutta la sua azienda, no? Uno lo metterà in ufficio, uno lo metterà a zappare la terra. Sapete, noi guardiamo al mondo e vediamo la persona, il presidente, l'attore super famoso, il cantante che ha vinto 10 dischi d'oro, e poi vediamo la prostituta, e poi vediamo quello che sta dentro la prigione, o vediamo l'operaio che lavora nella fabbrica le sue 10 ore sottopagato. Chi è che li ha messi lì? Non sono loro, qualcuno ha deciso per loro, qualcuno ha deciso che quello avrebbe fatto il presidente, qualcuno ha deciso che quello avrebbe fatto il cantante da 10 milioni di dollari a disco, e l'altro suona nel bar, poverino, e continua a suonare nel bar e nessuno compra i suoi dischi, è qualcun altro che decide. E così era per te quando sei nato, qualcuno ha deciso il tipo di vita che volevi vivere e che dovevi vivere, e non era Dio. Dio non decide la vita che devono vivere i figli di Adamo, perché i figli di Adamo hanno deciso di scegliere un altro padrone. Ma la buona notizia è questa, che è arrivato un giorno un uomo nel mercato degli schiavi e ci ha comprato. È arrivato un uomo e ha pagato per noi e ci ha liberato di quella schiavitù. Ecco cosa significa essere diversi. Ecco perché sei diverso. Vedi, io mi ricordo quando ero ragazzino mi piaceva essere diverso, no? Ho fatto il punk, andavo in giro con i capelli, con la cresta verde, no? Non potete immaginarmi così oggi, no? E ho fatto un po' tutte le mode più estreme che c'erano del tempo, no? Perché volevo essere diverso, no? Erano tutti, avevano i capelli tagliati bene, il vestitino bello, a me invece, no? Mi piaceva andare in giro così, però alla fine non ero diverso, alla fine ero anch'io come tutti gli altri, mettevo su una maschera diversa, ma dentro ero come tutti gli altri e servivo un padrone che si chiama peccato, fin quando non è venuto Cristo Gesù,
a liberarmi, a pagare il prezzo per me. No, e ho capito come la testimonianza che abbiamo sentito prima, appunto, che con l'amore, no, lui mi ha comprato con il prezzo del suo sangue, no, e adesso, sai cosa è successo? Che da una pozza, dove come un pesce in una pozza, no, gira, gira, però rimane sempre lì, sono stato messo in un oceano meraviglioso. Questa è la cosa meravigliosa. E in questo oceano posso vivere veramente una vita diversa. Veramente posso iniziare a muovermi in dimensioni e in posti che prima, quando ero nella pozza, non potevo neppure immaginare. Ed ecco che, come il Salmo di Davide ci dice, il Salmo 103, posso veramente vedere, Davide aveva capito questo e diceva: benedici anima mia l'Eterno e tutto quello che in me, benedica il suo santo nome. Oh. Davide sapeva adorare, Davide sapeva liberarsi, come proprio anche Giovanna proprio stamattina ci ha detto di come Davide sapeva spogliarsi della sua essere re, della sua posizione che gli uomini gli avevano dato per poter veramente adorare liberamente. Oh. Ma l'adorazione appunto non è solo cantare, è una vita vissuta diversa, perché noi cristiani dobbiamo vivere una vita diversa. I primi cristiani arrivavano in una città e dicevano: sono arrivati anche qua quelli che mettono sotto sopra la città, sono venuti a mettere sotto sopra anche la nostra, e io prego che a Rovieto possano dire: sono arrivati anche qua questi pazzi, questi fanatici, questi diversi, in questa setta, questi ci chiamino come vogliono chiamare, non mi interessa, ma siamo venuti qua per mettere sotto sopra Rovieto. Noi per questo siamo qua, non solo Orvieto, ma tutta la regione, perché siamo diversi e, come diceva lei, preghiamo perché Dio ne chiami tanti altri ad essere diversi, a uscire dalla pozza del peccato, da una vita inutile di schiavitù, a essere veramente liberi in un oceano meraviglioso che è l'amore di Dio. E questo è quello che Dio vuole per noi. Ma abbiamo un problema, questo è che voglio dire oggi, che è bellissimo tutto questo che vi ho detto, è meraviglioso, è bellissimo ed è vero ed è quello che Dio fa per noi in Cristo Gesù, ma poi cosa succede? Succede, e io lo vedo spesso, che quest'anima liberata dalla schiavitù che entra in questo oceano e comincia a navigare nell'oceano, dopo un po' si spaventa. Dopo un po' ha paura degli abissi, ha paura di tutto quello che c'è in questo oceano e vuole tornare nella pozza. Vuole tornare a vivere nella pozza. L'Antico Testamento ci dice che Gesù ha detto: come il cane torna al suo vomito, dice così, no? Certe persone tornano lì da dove sono venute. Oh, come dice la scrofa, torna a rotolarsi nel fango. Oh, e io vedo che certi cristiani che sono nati di nuovo, che hanno fatto l'esperienza in Cristo Gesù, che vedi che Dio li ha chiamati, come diceva oggi la testimonianza, cioè ho capito che sono stato chiamato, io ho risposto a una chiamata, loro rispondono a quella chiamata, Dio gli mostra tutto il loro amore. E cosa fanno? Fanno quello che ci dice Primo Corinzi capitolo 15, versetto 44. È seminato corpo naturale, risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo Adamo fu anima vivente, l'ultimo Adamo spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi ciò che è spirituale. Allora voglio mettere la vostra attenzione su quella parola naturale, che è la parola psichikon in greco. Qui è ripetuta in questi due versetti tre volte. E cos'è questo uomo naturale? Poi lo vedremo anche in altri versetti, che è tradotta questa parola in varie mode nella nostra Bibbia, ma voglio appunto che ci concentriamo e comprendiamo questa parola greca, che è praticamente, potremmo tradurla, animale, nel senso di uno che vive secondo la sua anima.
E l'anima noi sappiamo che è la sede delle nostre emozioni, la sede dei nostri pensieri, la sede del nostro volere, giusto? L'anima è appunto questa parte di noi. E l'uomo naturale nasce appunto psychikon, nasce con un'anima e vive in base a quell'anima e risponde a certi comandi che appunto abbiamo detto prima vengono dal suo padrone, anche se lui è convinto di vivere nella libertà, ma l'anima non è capace di vivere libera. L'anima ha bisogno di un padrone e purtroppo Satana e il peccato diventano il padrone della loro anima. No, come lo era anche della nostra, e viviamo rispondendo. E quindi l'uomo naturale, questo psichico, vive semplicemente secondo gli impulsi e gli stimoli che gli vengono dati. Questo è il primo uomo, Adamo, che fu appunto anima vivente. No? Dice, ma c'è un altro uomo, che è quello spirituale. Ed è quello che noi siamo, credenti in Cristo Gesù. Cosa ha fatto Cristo Gesù quando appunto ti ha salvato? Cosa è successo quando tu hai detto sì Signore Gesù, chiedo perdono dei miei peccati, accetto che tu sei morto sulla croce per me, mi inchino qua davanti a te, ti chiedo salvami. Cosa succede? Che lo Spirito Santo scende su di te e ti fa nascere di nuovo. Dove? Nello spirito. Tuo spirito nasce di nuovo e diventi un essere spirituale. Ed è una cosa meravigliosa. Perché? Perché adesso hai qualcosa che prima non avevi. Prima la tua anima era guidata dagli stimoli del mondo, dagli stimoli del peccato e dagli stimoli e la guida di Satana, il tuo padrone. Ora hai uno spirito che comincia a darti degli stimoli, che vuole guidare la tua anima. E il credente all'inizio è una cosa meravigliosa, no? Tutti abbiamo sperimentato nella nuova nascita, soprattutto all'inizio, c'è questa euforia spirituale, qualcosa veramente di meraviglioso, e quindi sei affamato della parola di Dio, ti piace stare in comunione con i fratelli, tutto quanto incomincia veramente a prendere un altro aspetto. Io spero tu abbia avuto questa esperienza, perché quella è l'esperienza della nuova nascita, mi capisci di cosa ti sto dicendo? Cioè sei uscito da una pozza e sei entrato in un oceano e incominci a scoprire cose meravigliose, bellissime, scopri l'amore di Dio, scopri la grazia che non dipende appunto da quello che tu devi cercare di fare, come tu devi essere, ma è semplicemente questo amore di Dio che lui ti mette dentro. Hai questa esperienza meravigliosa, ma a un certo punto succede qualcosa. A un certo punto facciamo fatica ad essere guidati dallo Spirito, o almeno alcuni cominciano a trovare fatica ad essere guidati dallo Spirito. Invece noi dovremmo essere come Ezechiele, capitolo 1, ma da qui si parla di cherubini, ma questo Dio credo che è anche il volere per noi. Ezechiele ha questa visione celeste, una visione incredibile, e vede appunto questi cherubini che si muovono sotto il trono di Dio e dice Ezechiele 1:12, camminavano ognuno diritto davanti a sé, e cosa dice? Andavano dove lo Spirito li faceva andare, e camminando non si voltavano, erano guidati dallo Spirito. E Dio vuole fare questo con noi credenti, ci vuole guidare, noi dobbiamo andare dove lo Spirito ci porta, no? Ed è questa l'opportunità che abbiamo. Ora il nostro spirito è in comunione con lo Spirito Santo ci vuole guidare, ma questi cherubini avevano imparato ad andare dove lo Spirito li portava, e non giravano a destra, non giravano a sinistra, non si voltavano indietro, andavano diritti. E questo è quello che Dio vuole da noi. Ezechiele 1:20 dice, dovunque lo Spirito voleva andare, andavano anche loro. Io voglio metterci Claudio lì. Dovunque lo Spirito Santo vuole andare, anche Claudio andava con lui. Che vita meravigliosa, ma vi rendete conto che opportunità che abbiamo? Ecco la vita veramente diversa,
Ecco la vita che quando leggiamo l'esperienza di certe persone, Finney, Wesley, oh, certi uomini di Dio, Martin Lutero, oh, nella Riforma, e tanti altri uomini di Dio, come si chiama quello che ha liberato dalla schiavitù, Wittesberg, oh, uomini come noi, come Elia, come Mosè, come Abramo, uomini come noi che però a un certo punto hanno capito che c'era un altro livello di vita, che non si sono accontentati di vivere nella pozza, ma hanno detto: Dio mi sta dando un oceano e io devo entrare nell'oceano, voglio imparare a nuotare nell'oceano, voglio fare qualcosa che va al di là di quelle che possono essere le mie possibilità, perché diventeranno le possibilità dello Spirito. E questa vita è disponibile per tutti i credenti. Smettere di pensare che è per il pastore, è per il super evangelista che verrà a evangelizzare tutti, è per quello là che fa i miracoli, oh, è tutto... No, è per te, perché è lo stesso Spirito Santo. Non ci sono due Spiriti Santi, non ci sono misure di Spirito Santo. O ce l'hai o non ce l'hai. Ce l'hai, impara a vivere guidato e spinto dallo Spirito Santo e tutto diventerà possibile. Gesù ha detto: con me tutto è possibile, senza di me non potete fare niente. Sì, vivrete, ma vivrete come animali, continuerete a seguire i vostri istinti, le vostre passioni, i vostri desideri, userete anche la fede per cercare in qualche modo di accontentare i vostri desideri, oh, ma alla fine sarà tutta paglia che brucerà in un attimo e non rimarrà nulla. Ma Dio vuole un'altra vita per noi. Primo Corinzi 2,14. Ma l'uomo naturale, qui ancora la parola è psichikos, non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Vedete la differenza fra l'uomo naturale, cioè l'uomo nell'anima che vive con l'anima, guidato dall'anima, e chi invece è guidato spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Vi leggo lo stesso versetto nella Amplified Bible, una Bibbia appunto amplificata che cerca, no, di espandere un po' il concetto. Dice: ma l'uomo naturale, non credente, non accetta le cose, gli insegnamenti e le rivelazioni dello Spirito di Dio, perché sono follia, assurde e illogiche per lui, ed è incapace di comprenderli, perché sono discerniti e apprezzati spiritualmente, e non è qualificato per giudicare questioni spirituali. L'anima non è capace di ascoltare Dio, non sa ascoltare Dio. Dio non parla alla nostra anima, Dio non parla alla tua anima, non parla alle tue emozioni, non parla, Dio parla al tuo spirito. E c'è una via sola fra lo spirito e l'anima, ma l'anima non parla allo spirito. È come dire, ecco, abbiamo un computer e abbiamo un proiettore, giusto? Il computer manda i segnali al proiettore, il proiettore proietta. Il proiettore non può mandare segnali al computer. Il proiettore non cambia il computer, non fa assolutamente niente verso il computer. C'è solo una via, come c'è il generatore di corrente, c'è una lampadina. Il generatore di corrente accende la lampadina, ma la lampadina non manda nessun segnale, niente al generatore. Il generatore funziona indipendentemente dalla lampadina. Il computer funziona indipendentemente dal proiettore, no? Ma non viceversa. Il proiettore senza il computer non serve a niente e la lampadina senza un generatore non serve a niente. È così la tua anima. Se riceve lo spirito, comunica alla tua anima, perché lo spirito riceve da Dio e comunica alla tua anima. Allora l'anima diventa vivente. Allora l'anima incomincia veramente a fare quello che Dio vuole che tu faccia. No. Ma l'anima non dirà niente allo spirito. Ecco perché, ad esempio, Gesù dice: i veri adoratori adorano in spirito e verità. Quelli che adorano con l'anima, Dio neanche li ascolta. I loro canti, le loro preghiere, i loro sacrifici, tutto quello che fanno arriva al soffitto e torna giù. Non arriva da Dio. Perché solamente con lo Spirito comunichiamo con Dio e Dio comunica con noi nello Spirito.
Ma ci sono purtroppo, questo è il problema, che credenti che una volta che incominciano appunto nello spirito, cioè a ricevere questi input dallo spirito alla loro anima, incominciano a vivere in maniera appunto diversa perché sono guidati dallo spirito, tornano indietro, no? E la Bibbia è piena di questi avvisi e avvertimenti. Il Nuovo Testamento, le lettere di Paolo, Pietro, Giacomo, Giuda, no? Giovanni, tutte queste sono scritte a credenti. Allora, quando troviamo certi avvertimenti, ce ne tanti appunto riguardo la psicos, cioè appunto l'anima e lo spirito, lo sta dicendo a noi, perché c'è il pericolo che il cristiano possa farsi una bella iniezione di morfina spirituale, addormenti il tuo spirito e torni a vivere nell'anima. Sei un figlio di Dio, sei stato salvato da Cristo Gesù, lo Spirito Santo farà tutto quello che può per riportarti là, ma tu decidi di vivere la vita di nuovo guidata solamente dallo psicos. Purtroppo può accadere questo al credente. Questo succedeva nella prima chiesa. Andiamo a vedere la lettera di Giuda. Giuda, versetto 16, non è Giuda Iscariota, non pensate qualcuno, ma allora Giuda ha scritto una lettera, non è quel Giuda, è un altro Giuda, un discepolo di Gesù, l'altro discepolo che scrive, versetto 16, costoro sono dei mormoratori, degli scontenti, continuano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano di ammirazione le persone per motivi di interesse. Wow, ma che razza di gente è questa? Credenti. Gente nella Chiesa, sta parlando di credenti nella Chiesa che arrivano a creare questi problemi. Sono mormoratori, sono scontenti, perché è così. Perché se non vivi nello spirito, sarai scontento perché un pesce dentro una pozza non può essere felice. Tu vuoi tornare a vivere nella pozza? Non sarai felice. Perché? Perché adesso hai assaporato, il peggio è quello, finché uno sta nella pozza, perché lo dice, finché uno è nel mondo, non è nato di nuovo, conosce solo quello, vabbè, stai lì. Ma quando sei nato di nuovo? Quando esci da quella pozza e cominci a conoscere l'oceano, le meraviglie dell'oceano, le cose che Dio ha preparato per te, come fai a tornare indietro? Eppure tornano e poi sono infelici, sono i credenti frustrati, infelici, e i credenti che poi cominciano a portare questa frustrazione dentro la Chiesa. Quello è il problema, che non se ne vanno ma rimangono nella Chiesa scontenti e cominciano a camminare secondo le loro passioni, cioè guidati appunto dall'anima, perché l'anima segue le passioni, non segue più lo spirito. E quindi incominciano a proferire cose incredibilmente gonfie, oh, diventano il super, perché poi questa è la cosa che fa ridere, no? Perché tornano a camminare nell'anima, nella psiches, ma si sentono super spirituali, si sentono i, no, super religiosi, oh, si credono quelli che sanno tutto e vanno a insegnare agli altri, soprattutto cercano di adescare le anime nuove, quelle che ovvio non hanno ancora quella conoscenza di capire che ma guarda che questo qua, no, cioè qualcosa qui non funziona. E adescano queste persone, li circondano di ammirazione per dei motivi di interesse, perché alla fine, essendo frustrati, hanno bisogno in qualche maniera di ricevere l'approvazione degli altri. E allora cercano di raccogliersi intorno a sé, appunto, anime poverine che ci vanno dietro perché loro sembrano chissà chi, ma è tutta carne. È tutta anima, non c'è lo spirito in quello, no? E noi dobbiamo fare attenzione. Giuda, sempre nel versetto 19, dopo dice, costoro, oh, quindi parla sempre di questi, credenti, che tornano a operare nello psichiches, dice, costoro sono quelli che provocano le divisioni, perché poi appunto creano le divisioni nella Chiesa. Gente sensuale che non ha lo spirito. E qui vediamo appunto, no? La parola sensuale, gente sensuale, qui è sempre la parola psichiches, quella che è tradotta naturale,
È sempre la stessa parola, cioè sono persone, perché noi pensiamo persone sensuali, chissà che tipo di persone saranno, no? No, gli sta dicendo persone che operano con l'anima e non seguono lo spirito, semplicemente questo, che seguono le loro passioni, i loro desideri, che vivono appunto come nel mondo, continuando a seguire l'anima. Qui sta parlando di credenti che sono passati dal mare aperto di nuovo a sguazzare in una pozza. Vediamo questi come iniziano. Iniziano mormorando, poi si lamentano sempre, non gli va mai bene nulla. Sono spinti dalle loro passioni carnali e non solo tornano a camminare nel mondo, ma vogliono trascinare anche altri. E lo fanno parlando male delle autorità costituite da Dio. Cominciano a parlare male della Chiesa, cominciano a parlare male delle cose spirituali, lusingano le persone che vogliono circuire per portare con sé nella pozza stagnante della loro vita, allontanati da Dio. E noi dobbiamo fare attenzione, uno a non diventare così, perché c'è il rischio, no? E uno a difenderci da quelli che sono così. Le lettere erano scritte perché Giuda, come Paolo, come Pietro, come gli apostoli, scrivevano queste lettere per mettere in guardia la Chiesa, per far conoscere alla Chiesa appunto che ci sono questi pericoli. Infatti anche Giacomo, il fratello di Gesù, cosa scrive? Ci spiega il processo di quello che accade al credente che si lascia trascinare dalla psichikos. Giacomo 3,15. Questa non è sapienza che scende dall'alto. Prima ci parla di una sapienza che scende dall'alto, cioè la sapienza di Dio che parla al tuo spirito, rivela, ti dà una sapienza. Sai che Dio vuole darti sapienza come gestire il tuo lavoro? Vuole darti sapienza come gestire la tua famiglia? Vuole dare sapienza come usare le finanze? Sapienza come muoverti nelle relazioni? Dio ci dà sapienza. Gesù ha detto: vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, lui vi guiderà in ogni cosa, non solo andare la domenica mattina in chiesa, ma in ogni cosa, 7 giorni alla settimana, lui ci guida, ma come? Con lo spirito, dà rivelazione al nostro spirito e il nostro spirito deve comunicarlo alla psichikes. Ma la psichikes ha voglia di ascoltarlo o vuole ascoltare qualcun altro? E Giacomo ci dice proprio questo, ci dice che c'è un'altra sapienza che non scende dall'alto, anzi è terrena, carnale, diabolica. È terrena, notiamo qua la differenza. Terrena cosa significa? Cioè incominci a guardare alle cose di qua giù invece che alle cose di lassù. Paolo dice, no? Tenete lo sguardo alle cose di lassù, pensate alle cose di lassù, cioè alle cose celesti, alle cose di Dio. Invece torni ad abbassare lo sguardo alle cose terrene, la tua circostanza, le tue situazioni, incominci a preoccuparti, incominci ad essere in ansia, cominci a dire ma questo, ma quell'altro, ma devo sistemare questo, io devo sistemare questo, io devo fare questo. Incomincerai a notare che queste persone terrene, questi credenti cristiani terreni, sostituiscono, praticamente cancellano una D, non è più Dio ma è io, no? E nel loro linguaggio sempre quelli io ho fatto, io devo fare, no, io qua, io là. Ecco che è il primo passo. No? Non guardi più a Dio, incominci a guardare alle cose terrene di questa terra, tutte le varie circostanze. E la cosa peggiore è che usano la fede come mezzo per soddisfare il loro essere. Loro non hanno più tempo, non hanno più voglia, è più facile guardare ed essere attratti dalle cose di qua giù, dalle cose terrene, e cominciano a usare la fede, capito? Allora, Dio, tu devi fare questo per me. Oh Dio, devi mettere a posto questo. Oh Dio, mi serve il lavoro, dammi il lavoro. Oddio. Dio diventa l'assistente sociale. Ma avete mai visto quei credenti che hanno un Dio assistente sociale? È lì, no? È il CUP. La Chiesa è il CUP,
Quando ho bisogno di un sindacalista, vado da Dio, no? Che deve mettere a posto i miei guai al lavoro. Ho bisogno di, appunto, no, una relazione, allora vado da Dio perché mi deve dare quella relazione. Ho bisogno della macchina, vado da Dio perché ho bisogno della macchina. Ho bisogno, 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 e no, andiamo da Dio come assistente sociale che deve provvedere per noi. Ma Dio non è un assistente sociale, Dio è più grande dell'assistente sociale, Dio è molto più grande, quindi non si abbasserà ai nostri bisogni. Dio non è lì, ma chi te l'ha detto che Dio è lì per soddisfare i tuoi bisogni? Non è il Vangelo. Te lo potrà dire qualche religione, se mediti abbastanza, se sacrifichi abbastanza, se doni abbastanza, se fai abbastanza, come diceva quella testimonianza che credeva che doveva essere perfetta per essere amata da Dio, doveva fare per essere amata da Dio, e Dio ha aspettato che arrivasse, perché come spesso fa, a sbattere il naso per terra, e ci dice: ok, adesso forse incominci a conoscere il mio amore. Quando smetterai di fare, quando ti trovi ingessato dalla testa ai piedi e non puoi più fare niente, o ti trovi su quella croce dove non puoi fare niente, forse lì incominciamo a parlare. E quindi questi sono credenti terreni, ma il problema è che da terreno diventa carnale. Qui è la stessa parola, psichikos. Quindi vediamo, quando vedete la parola naturale nel Nuovo Testamento, ricordatevi che è psichikos. Quando vedete la parola sensuale, è la parola psichikos. Quando vedete la parola carnale, perché sono i traduttori che cercano di darci un po' il significato in base al contesto, perché purtroppo in italiano non esiste una parola come psichikos, perché sarebbe la parola animale, ma non possiamo usare la parola animale appunto per l'uomo, e quindi la traducono in queste mode. Ma uno diventa da terreno un psichikos. Il passo successivo è che il credente anestetizza lo spirito, si rifiuta di ascoltare gli avvertimenti dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ti avvisa, ma tu rifiuti di ascoltarlo. Vi ricordate il primo caso nella Bibbia? Di psichikos, uno che non ha voluto ascoltare lo spirito, un certo Caino, non so se conoscete, no? Una storia di due fratelli, un certo Abele e un certo Caino. Un giorno Dio va da Caino, non ha ancora ucciso suo fratello, no? Dio va da lui e gli dice, guarda, Genesi capitolo 4, Genesi 4, 6. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Vedi, questi che operano nel psichico sono sempre irritati. Fate attenzione, perché come li tocchi scattano, te magnano. anche Caino. Dio si avvicina piano piano e dice: Caino, scusa, avrei qualcosa da dirti. Perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto. Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Hai un nemico, Caino. Il peccato, il tuo nemico, è contro di te. Non pensare che sia il tuo amico. Non pensare che sia lì a piacerti, a compiacerti, a farti del bene. È contro di te. Ma tu dominalo. Caino, dominalo. Come? Con lo spirito. Sono qua io. Stai vicino a me, gli diceva Dio. Stai qua. Non andare da solo nel campo. Non andare là da tuo fratello. Stai con me. Invece Caino dice: no, grazie, non ho bisogno di te. Vado a sistemare le cose con mio fratello. E le ha sistemate proprio bene. No? Ed è così. Perché? Perché, guarda, la sapienza terrena diventa carnale, cioè spinta a soddisfare concupiscenza della carne e non considera le conseguenze. Ma la cosa peggiore è che a questo punto la sapienza terrena e carnale diventa diabolica. La parola diabolica significa iniziare a pensare come un demone. Wow! Cioè, non diventi un diavolo, sei sempre un essere umano, ma cominci a pensare come i demoni, cioè torni sotto la schiavitù. Il schiavo alla fine penserà come il suo padrone.
Uno schiavo, soprattutto se da bambino, no? Tu lo prendi, lo fai schiavo e lo convinci ogni giorno. Sapete quello che ha fatto l'induismo, no? Per secoli e che fa ancora. L'induismo è una schiavitù terribile perché tu nasci in una casta, esempio la casta degli intoccabili, no? Gli schiavi. E ti dicono, da quando sei piccolo, questa è la tua condizione, non puoi cambiare questa condizione. Tu sei nato per questo, no? Il Dio, c'hanno 3 milioni di dei, uno degli dei che ha deciso, insomma, no, di farti nascere, vuole che tu vivi così come schiavo. E poi, quando morirai, se sei stato un bravo schiavo, forse magari nascerai nella casta superiore. Questa è la radice dell'induismo. Infatti, tu puoi andare, ho sentito missionari che hanno raccontato, in India, tu vai in India, trovi una mamma per terra, sporca, con dei bambini che quasi muoiono di fame, e tu vuoi andare a aiutarli, no? E loro non vogliono. Dico, no, questa è la mia condizione, io devo vivere così, non posso uscire da qua, se vuoi darmi una moneta per comprarmi un po' di cibo, ma non mi muovere da qua, perché questa è la mia condizione. Questo è quello che Satana fa, tu nasci suo schiavo e da quando sei bambino ti dice chi tu devi essere e poi ti convinci di questo. E questo è avere la mente del demone, incomincia a pensare come i demoni. E cominci a muoverti come loro, e questo è quello che Giacomo ci dice, giusto? Terrena, carnale, diabolica. La parola appunto greca diabolica, tradotta con diabolica, è, no, pensare come quella, avere la sapienza come quella dei demoni. Ma noi vogliamo essere diversi, perché a questo punto voi vi state spaventando. A questo punto ho cominciato, pastore, cosa ci dici, no? Come facciamo a uscire da questa situazione? Ovviamente abbiamo la soluzione nella parola di Dio, amen? E basta andare alla lettera agli Ebrei, perché noi vogliamo essere diversi. Digli alla persona vicino a te, io voglio essere diverso. Non sono più uno schiavo e non vivrò più da schiavo. Ebrei 4:12. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino a dividere l'anima psichiches dallo pneuma, anima dallo spirito. Ecco dove discerniamo, ecco dove comprendiamo, dove possiamo iniziare a vivere nell'oceano che Dio ha preparato per noi. Le giunture dalla midolla ci giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Cos'è questa spada a due tagli? Oh, la spada della parola e la spada dello spirito. Ecco perché due tagli. Cioè la parola scritta, il logos, è un taglio della spada. No? Ma lo Spirito Santo che ti dà la rema, la parola specifica, è l'altra lama. Ecco perché devi avere la parola e devi avere lo Spirito Santo. No? C'è tanti religiosi hanno la parola, conoscono la parola, predicano la parola, ma non hanno lo spirito. Ci sono altri che hanno lo spirito, vogliono muoversi nello spirito, ma non hanno la parola. Servono tutti e due. Se no avrai una spada spuntata, una spada senza lama. Dobbiamo affilare tutte e due, cioè conoscere la parola, perché lo Spirito Santo si muove in base alla parola di Dio. Lo Spirito Santo userà la parola di Dio che è in te. Se non c'è parola di Dio in te, lo Spirito Santo non ha niente da usare. Ma la parola deve essere rivelata dallo Spirito Santo, perché rivela la parola appunto al tuo spirito. E lo Spirito dà questa rivelazione alla tua anima. Così funzioniamo. Per essere diversi, per nuotare nel mare aperto delle infinite possibilità che Dio ci vuole dare, dobbiamo discernere ciò che è anima e ciò che è spirito. E la parola di Dio ha questa funzione. Essere cristiano significa viaggiare a un altro livello. Certi dicono, tu hai una marcia in più. No, io non ho una marcia in più, io sono su una Ferrari. No, è diversa la cosa. No. Perché? Ma ce l'ho un Dio onnipotente,
onnisciente, onnicredente che vive in me o no? Questo è il punto. Se sono un cristiano, la parola di Dio mi dice che Cristo vive in me, che il suo spirito vive in me, ed è lo spirito onnisciente, significa uno spirito che conosce tutto. È onnipresente, cioè sa cosa succede nello stesso momento ovunque, è onnipotente, cioè può fare qualunque cosa. Allora vedi, la scelta nostra, la scelta del cristiano giornalmente è questa: voglio vivere nell'anima, io, faccio io, vedo io, procuro io, metto a posto io, risolvo io, o sono io che devo mettere sempre a posto tutto, e il marito mi perde i calzini e io devo andarli a cercare, no? Eccetera, eccetera. Oppure entro a un nuovo livello, a livello che Dio vive in me. Dio, che facciamo oggi? Cosa hai preparato per me oggi? Signore, guidami tu, guidami dove non sono mai stato, come quella bella canzone, no? Dammi sogni che non ho mai sognato, voglio vivere di più, più in alto, perché so che c'è di più per me. E possiamo veramente arrivare a un altro livello, perché è questo che Dio vuole per noi. Non vi sto dicendo qualcosa che Claudio si è svegliato stamattina e gli è venuta in mente sta cosa. Sono cose che ho letto qui e ve le sto dicendo. Leggiamole qui. E sono quello che Dio vuole da ognuno di noi. Ebrei 5,14. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Sta parlando appunto nei sensi spirituali. Anche qui ho scritto qua, no? L'Amplified Bible, il versetto dell'Amplified Bible dice: ma il cibo solido è per le persone spiritualmente mature, i cui sensi sono allenati dalla pratica a distinguere ciò che è moralmente buono e ciò che è malvagio. Un esercizio spirituale. Noi quello che facciamo la mattina alle 7 è un esercizio spirituale, è la tua palestra. Ci sono quelli che vanno nella palestra fisica perché ci tengono al corpo, no, l'apparenza, e quelli che vanno nella palestra spirituale. Noi abbiamo la nostra palestra spirituale. La domenica siamo in una palestra spirituale, il martedì, il mercoledì. Ogni volta che tu apri questa parola, ogni volta che preghi, quando metti un canto e cominci a cantare lodi di adorazione, stai esercitando lo spirito. E poi i risultati sono straordinari. Voglio prendere Angela come esempio, ma potrei prendere ognuno di voi. Ma Angela mi sorprende, perché sappiamo, no, le situazioni nella sua casa, nella sua famiglia, ma mi manda dei messaggi che wow, dico, ma che fede che ha. Perché mentre gli psicologi dicono una cosa, i dottori dicono un'altra, quelli della sua casa dicono un'altra ancora, lei mi scrive e mi dice: no, io so che Dio salverà mia figlia, so che Dio salverà mio marito, so che la mia famiglia sarà qua. Quando ha tutti contro, veramente lì ha tutti contro, non ce n'è uno al di fuori di noi che come famiglia cristiana stiamo con lei e stiamo pregando con lei, ma la sua fede è straordinaria. E io mi chiedo, come fa? Angela non ha fatto una scuola biblica, non esce fuori dal seminario teologico in Sadichi, ma lei la domenica è qui, martedì è qui, mercoledì è qui, alle 7 di mattina si collega, sta facendo esercizi spirituali e si vedono i suoi muscoli spirituali e si vede la sua vita diversa. È così per ognuno di noi. E ce ne accorgiamo quando arriva il momento in cui devi mettere in azione i muscoli. Giusto? Perché alle volte, mi viene in mente questo esempio, no? Alle volte vedi quelli che camminano così, no? Che hanno muscoli da tutte le parti, che saltano fuori qua dietro, no? E sono come dei granchi che vanno in giro, no? Così. Ma magari gli dai ad alzare un sacco di pellet e non ci riescono, perché è tutto steroide. È tutto gonfiato, no? E lì è un sacco d'oro. Arriva magari uno un po' più mingherlino, così un po', e prende il sacco di pelle, vai, e lo tira da qualche parte. C'ha più forza. Perché? No?
E così nello spirito, certi vogliono gonfiare lo spirito, avere steroidi spirituali. Pastore, prega per me, poi ci vediamo fra 3 mesi, torno qua per un'altra preghiera, qualche iniezione di steroide spirituale, convinto di risolvere che cosa? Poi appena il nemico che lo aspetta fuori, come un leone ruggente, se lo porta via. Ma chi invece esercita ogni giorno, alla fine, anche se non si vede esternamente, internamente c'è, e il nemico incomincia a avere paura. Perché il nemico non ti vede naturalmente, il nemico ti vede spiritualmente. Perché quando Gesù si avvicinava, Gesù entrava in una sinagoga e i demoni incominciavano a urlare. Oh, ma il rabbino c'era lì tutti i sabati e pregavano tutti i sabati, lodavano tutti i sabati e il demone lodava con loro, non ha paura delle nostre canzoni. Ma come entravano in Gesù, urlavano. Quello, il demoniato di Getsemani, l'hanno legato con catene, hanno fatto gli esorcismi, hanno provato tutto quello che potevano per liberarlo. È bastato, quando ha visto Gesù è caduto a terra. Cioè, è venuto qui per tormentarci, perché vedevano la luce di Gesù, vedevano Gesù nello spirito. Tu sei il Cristo, tu sei il figlio di Dio, noi sappiamo chi tu sei, perché non vedevano il Gesù esteriore, vedevano il Gesù spirituale. Ma così anche di noi, i demoni ti vedono nello spirito e sanno come sei spiritualmente e hanno paura di te, perché hanno paura della luce che c'è in te. Gesù ha detto: le mie pecore riconoscono la mia voce, Giovanni 10:27. Le pecore riconoscono la voce di Gesù e lo seguono. E noi dobbiamo esercitare, mi dice, i nostri sensi spirituali e capire che siamo appunto esseri spirituali e vogliamo vivere nello spirito, guidati dallo spirito. Voglio leggervi un brano dal libro Rule of Engagement di Derek Prince, e lui scrive di una lettera che uno psicologo gli ha scritto dopo che è stato appunto a uno dei suoi seminari. E questo Derek Prince insegna molto, no? È un esperto adesso col Signore sulla demonologia, ma anche appunto insegnava sempre a distinguere anima e spirito. E nel suo libro lui scrive: ho ricevuto questa lettera da uno psichiatra tedesco. Già il psichiatra tedesco già ha detto tutto, no? Tipo di persona che ha avuto una rivelazione delle aree spirituali e dell'anima della sua personalità. Dà un'idea dei cambiamenti che questo discernimento può apportare nella propria vita. Caro signor Prince, mai nella mia vita mi era successo questo prima. Mentre ascoltavo la sua conferenza su cos'è l'uomo, ho visto per la prima volta nella mia vita cristiana il mio Hans spirituale in qualche modo elevato, come su una sedia che guardava dall'alto in basso, l'Hans naturale, che è simile a un monumento la cui apparenza sembra sgretolarsi. Rigenerata questa parte spirituale di me, l'Hans spirituale, e rigenerata da quando ho ascoltato la tua conferenza, alimentato dallo Spirito Santo circa 5 settimane fa. La mia anima, in particolare, la sua area intellettuale ed emotiva, deve essere trascinata alla croce. Capirai che questo cambiamento nella mia vita, questo essere di nuovo un essere umano uno e trino, sta per rivoluzionare anche la mia professione. E per la prima volta nella mia vita, ormai 45enne, vedo qualche buon motivo nell'essere diventato psichiatra. Vedete, quando comprendiamo a discernere ciò che è spirituale da ciò che è dell'anima, anche il nostro lavoro cambia. Il lavoro di psichiatra di quest'uomo improvvisamente è cambiato. E qualunque sia la professione, dovunque Dio ti manda nel mondo, tu puoi fare la differenza se cammini guidato dallo Spirito. Se la tua anima è guidata dallo Spirito invece che appunto dalle cose terrene. Vedete, tutta la nostra vita cambia. Noi siamo diversi sul nostro posto di lavoro, siamo diversi nella nostra casa. Dobbiamo essere diversi perché c'è lo Spirito di Dio dentro di noi.
Questo essere cristiani, vedo qualche buon motivo nell'essere diventato psichiatra, probabilmente prima non lo vedeva. Era uno psichiatra che lavorava solo a livello dell'anima, da anima all'anima, no? È un malato, non può guarire un altro malato, ma quando ha iniziato a capire che c'era in lui lo Spirito Santo, che poteva essere guidato dallo Spirito Santo, penso che i suoi clienti si sono accorti tutti della differenza. Quest'uomo ha fatto la differenza nel suo ambiente. Non avremo veri corpi spirituali fino alla resurrezione. Per ora, tuttavia, possiamo, come Hans, prepararci per il servizio, rimanendo sottomessi a Dio e addestrando la nostra anima a rimanere sottomessa al nostro spirito. Infine, obbediamo all'esortazione di Paolo, 1 Corinzi 16:13. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi, tutte le cose vostre siano fatte con amore. Amen. Alleluia.